Vi siete mai chiesti qual è una delle cose più fastidiose che si possono notare guardando i filmati amatoriali? Sicuramente lo scatto nelle riprese, quindi i movimenti bruschi della nostra videocamera. In questo video andremo a vedere come riuscire a evitarli utilizzando il drone. Ciao, sono Gid, bentornati o benvenuti sul mio canale. In questo video oggi andremo a vedere come con l'utilizzo di qualche settaggio e soprattutto con un pochettino di tecnica, riusciremo a rendere le nostre riprese molto molto più fluide. Andremo a vedere come muovere il drone in maniera dolce, soprattutto all'inizio di un movimento. In questo specifico video parleremo della regolazione degli expo, cioè delle curve relative al movimento del nostro drone utilizzando gli stick. Per evidenziare maggiormente l'efficacia di questa tecnica, andremo a muoverci in modalità sport. Questo settaggio, che adesso andremo a vedere nel dettaglio, viene da me utilizzato comunque su tutte e tre le modalità, quindi sia in cine che in normal che in sport, e vi garantisco che è sicuramente la scelta giusta. Bene, quindi eccoci sul pannello comandi della DJI Fly App. Andiamo a cercare quindi regolazione, guadagno ed esposizione. Faremo questi settaggi sulla modalità normale, quella che è già impostata in questo momento. Queste sono le tre velocità che abbiamo lasciato al massimo, quindi orizzontale, salita e discesa sono impostate al massimo. Scendiamo perché per adesso le altre regolazioni non ci interessano, andiamo a concentrarsi su questo, cioè l'esposizione, che non ha niente a che vedere con l'esposizione fotografica, ma ha a che vedere invece con il movimento degli stick e quindi la sensibilità degli stick, quanto loro vanno a muoversi, a muovere il drone a seconda di come e di quanto vengono spostati, soprattutto di quanto vengono spostati rispetto al centro. Quindi adesso abbiamo delle impostazioni casuali, diciamo, che ho immesso per far capire. Andiamo a spostarne uno e vediamo il comportamento della relativa curva. Qui andiamo a portarlo al massimo, quindi il drone sarebbe molto molto reattivo appena tocchiamo lo stick. E poi più dolce alla fine, cosa che non ci interessa per nulla. Noi invece andiamo a portare tutto quanto a 0,1. Ok, quindi abbiamo una curva cosiddetta piatta. Immaginiamo quindi il centro dello stick al centro di questo rettangolo e vediamo come la curva sia da una parte che dall'altra sia all'inizio piatta, spostandoci a sinistra e a destra. Stesso discorso per alto-basso, in ogni caso non cambia nulla, è impostato graficamente in questa maniera, ma riguarda anche l'alto-basso che è qua. Questa è la curva dell'alto-basso. Quindi se io la rendo piatta, dico alla manetta, allo stick di sinistra, quello che si regola il gas, quindi alto-basso lo regoliamo la quantità di potenza del motore, quindi più potenza alziamo, meno potenza abbassiamo, di reagire in maniera molto dolce. Quindi queste regolazioni le manteniamo, come consiglio mio personale, su tutte e tre le modalità, quindi normale, come siamo in questo momento, ma anche su cine e su sport. Bene, allora eccoci qui a provare quanto abbiamo detto, cioè che con le nostre curve dell'Expo livellate, quindi molto molto basse, riusciamo a governare il drone agendo dolcemente sulle levette. Andiamo verso la mia destra, sei pronto Luca? Io adesso muovo, sono in modalità sport, ma mi muovo dolcemente con la levetta. Come potete vedere il drone si muove lentissimamente. Posso accelerare un pochettino, mi fermo, torno indietro. Ok, un po' più veloce, ma la gestisco come voglio. La curva è piatta. Allora, adesso vi faccio vedere però che volendo
il drone può andare a una velocità sport in pochissimo tempo. Sei pronto, Luca? Ci spostiamo, lasciamo lo spazio necessario. Vai un po' più indietro anche tu, Luca. Attenzione, levetta full gas, vado. Ok, eccoci. Ritorniamo alla base. Tutto in modalità sport. Ci stiamo muovendo come vogliamo. Andiamo in avanti, piano piano. Vedete? Non c'è nessun problema. Curve piatte. Ed ecco che il drone si muove dolcemente. La stessa cosa ovviamente per alto basso, eh? Guardate, alto e basso. Siamo, ricordo, in modalità sport. Qui c'è un po' di vento oggi. Quello che invece non siamo andati a cambiare è la frenata, perché è molto importante che il drone freni quando si utilizzano le modalità sport, soprattutto in maniera immediata. Quindi andiamo a vedere quanto ci impiega a fermarsi quando passerà oltre noi. Andremo a mollare la levetta. Sei pronto, Luca? Vado. E vedete che diciamo che in una decina di metri si è fermato. Molto bene. Bene, oggi abbiamo visto quindi come con questo semplicissimo settaggio è molto più facile gestire il movimento iniziale del drone nei vari spostamenti. Ma non finisce qui perché è importante anche gestire altrettanto bene il discorso di frenata e quindi quando il nostro drone va a rallentare e poi a fermarsi. Lo vedremo in un prossimo video. Bene, per oggi chiudiamo questa puntata. Un saluto a tutti e grazie come al solito per seguirmi sul canale. Alla prossima!